L'unica cosa da sapere è se non vuoi pagare tasse sulla plusvalenza del tuo crypto trading. Se sei arrivato probabilmente, se hai investito negli anni passati, sei arrivato al punto in cui vuoi realizzare, vuoi fare il cash out del tuo investimento crypto, su quella plusvalenza, se sei fiscalmente residente in Italia, oggi andrai a pagare una tassazione del 26%. Qual è l'unica possibilità che hai per evitare quella tassazione al 26%? Te lo dico tra un secondo. Ciao, io sono Luca Tagliatela, mi occupo di fiscalità internazionale da circa 20 anni e il tema cripto è diventato bollente in questo momento sulla mia scrivania. Sono 5 anni circa che analizziamo i profili cripto dei nostri clienti in giro per il mondo, ma direi che con le quotazioni degli ultimi mesi ormai il problema è diventato veramente, veramente importante. Il problema o non problema dipende dal punto di vista. Se sei fiscalmente residente in Italia e vuoi rimanere in Italia, il Pacifico ti applicherai un'imposta del 26%. 6% e vivrai sereno. È evidente che su plusvalenze da 1, 2, 3 milioni, una plusvalenza, una tassazione del 26% equivale ad un appartamento al centro di Milano, per cui chiaramente alcuni clienti cominciano a fare le loro considerazioni. Oggi l'unico modo legale per evitare di applicare la tassazione al 26% sulla plusvalenza è trasferire la propria residenza fiscale all'estero, andare materialmente e effettivamente a vivere, a spostarsi e quindi andare a ricollocare il centro dei propri interessi vitali in un'altra giurisdizione. E quali sono allora le giurisdizioni che io vorrei guardare se fossi al posto tuo, se dovessi realizzare una plusvalenza da milioni di euro in cripto? Tra l'altro, potrei avere anche io questa plusvalenza e non dirtelo, ma questo è un altro discorso. Andrei a guardare allora, senza andarmene in paesi molto lontani, in Europa, andrei a guardare questi 5 paesi all'interno dell'Europa. E quindi andrei a guardare il Portogallo, la Germania, Malta, Cipro e la Svizzera. Quello che devi sapere, quindi l'unica cosa che devi sapere per capire se è il caso, se sei nella possibilità di tassare o non tassare la tua plusvalenza da cripto, è capire se la tua attività da trader può essere inquadrata come amatore o come professionista. Che cos'è l'amatore? Che cos'è il professionista? Ce lo dice più la giurisprudenza che il diritto. È difficile che una giurisdizione vada a normare, qualcuno l'ha fatto, diciamo il Belgio, ma è difficile che una giurisdizione vada a normare che cos'è un professionista. Questo perché da un alto grado di discrezionalità, in caso di accertamento, l'agenzia viene e dice: guarda, per me tu sei un professionista. Quindi è una cosa, e lui è l'unica cosa da sapere, ma è una cosa estremamente importante, perché se sei amatore è molto probabile che in quei 5 paesi che ti citavo la tua plusvalenza non venga tassata. Se sei un professionista, il discorso è differente. E quindi le possibilità per ottenere una massimizzazione sul carico fiscale sono ridotte e sono un po' più complesse di un semplice trasferimento di residenza. Quindi facciamo attenzione anche ai consulenti che ci consigliano cose un po' ad capocchiam in giro per il web. Ok? Io sono Luca Tagliatela. Se ti è piaciuto questo video, clicca like e noi ci rivediamo nel prossimo video.